L'ho già annunciato nel video in cui ho fatto questo magnifico pan di Spagna. Ora si va a fare lo strudel di Spagna, che non esiste ovviamente. È uno strudel fatto con il pan di Spagna. Mi piaceva l'idea dello strudel di Spagna. Ora si va a prendere una bella parte rettangolare. Ovviamente i ritagli non si butta via niente, perché questo, ve lo dico già, si trasformerà in un magnifico tiramisù. Chiusa parentesi. Questo lo tagliamo a metà. Questo è fantastico come io riesco a dire una cosa e a farne un'altra. Avrei voluto tagliarla a metà, ma la base è decisamente più bassa. Va bene. Va bene, ora si va a bagnare. Allora, questo è un semplicissimo sciroppo con il liquore strega. Classico sciroppo che si fa acqua, zucchero, si fa sciogliere e poi si aggiunge il liquore. E si bagna. Sopra ci si mette la marmellata d'albicocca. Si bagna anche l'altra parte. Ora si chiude. Così. Si bagna sopra. Lo sposto un attimo. Metto la marmellata sopra. Ora si sbuccia una mela. E si affettano finemente. Poi si sovrappongono leggermente in modo tale da coprire comunque tutta la superficie. Classica pasta sfoglia rettangolare. Pennello ai bordi. Ah, naturalmente non è che pennello con pittura a olio, con le uova. Allora, posizioniamo il ripieno, perché di qua fatta un ripieno, a metà del lato più corto. Ora si comincia a coprire. Andiamo a mettere l'altra parte, tiriamo se serve in modo tale da che sia bello stretto e premiamo in basso. E ora si ripiega il bordo corto così e si preme leggermente. La stessa operazione la facciamo dall'altra parte. Ripiego leggermente la pasta che si è accavallata sopra. Ma giusto per una questione estetica. Pennello con l'uovo. E ora semplicemente lo metto nella teglia dove andrà in forno. Oppla! Ecco qui. Allora in forno a 200 gradi. Forno statico, potete anche fare 205-210 gradi, per un tempo di cottura che in circa sono sui 30 minuti. A dopo. La marmellata, quella marmellata che abbiamo utilizzato
per la farcitura interna, la sto facendo scaldare, ci metto un gocciolino d'acqua e faccio sciogliere bene. La portiamo a ebollizione e poi la utilizziamo per pennellare sopra il nostro strudel. Una volta che l'abbiamo portata a ebollizione si spenge e così da caldo si comincia a pennellare lo strudel, che ovviamente non è freddo. Lo trasferisco in un bel vassoio. Ora si fa completamente raffreddare e poi dopo si assaggia. A dopo. Allora, ci vuole un coltello a seghetta. Voglio tagliare proprio nel mezzo. Bellino, eh? Mi piace un sacco. Che dite? Si assaggia? Mi prendo un piattino così l'assaggio. Beh, ora mi affetto una fettina per me. Sono proprio scomodo, è così. Oppla, metto in un piattino. C'è la marmellata. Lo so, non è bello però. Prendo forchetta e coltello perché se no mi coso tutto, mi appiccico tutto. Voglio proprio tutto lo strato insieme. È proprio tutto, eh. Buono davvero, idea eccellente, questa è un'idea di Enzo, eh? Anche se il nome strudel di Spagna l'ho trovato io, lo brevetto. Buono. Allora, questo pan di Spagna è buonissimo. Se volete andare a vedere la ricetta è veramente buono, ma questa combinazione semplice, perché è davvero semplicissima, è assolutamente fantastica. Vi porto via il dolce. Alla prossima!